Giampaolo Murro, prima da allenatore con l'Iglesia, cercavi la vittoria ma hai evitato la sconfitta. Diciamo che puoi ritenerti soddisfatto sicuramente per il secondo tempo e meno per il primo tempo, però ci sono anche gli avversari, ma gli avversari riconoscono anche un grande Iglesia, specie nella ripresa, che pur anche arrivando con l'uomo in meno in svantaggio è riuscita a pareggiarla. Siamo partiti con 1-0 per loro, perché poi alla fine è stato quello. La partita normale, che noi pensavamo di tenerla almeno sullo 0-0 o di provare comunque a essere noi a sbloccarla. Solo loro hanno trovato il numero gol, perché Floris poi ha fatto un grande gol. E siamo partiti un po' in salita, però diciamo, come hai detto tu, il primo tempo abbiamo faticato a costruire più che altro. Cosa che invece al secondo tempo, ma anche a fine primo tempo, stavamo già iniziando a fare un po' quello che mi piace a me, comunque giocare veloci, un tocco, due tocchi, l'abbiamo fatta a fine primo tempo, però eravamo sempre in svantaggio. Secondo tempo invece abbiamo continuato e credo che poi alla fine abbiamo trovato anche noi l'Eurogol che Fabio ha fatto, ma credo anche meritatamente. Poi è chiaro che le espulsioni rallentano un po' quella cosa che avevamo e che stavamo riuscendo a fare e niente. Sì, infatti dopo l'1-1, che era il 40° del secondo tempo, ci sono stati un paio di minuti in cui stavate inseguendo anche il 2-1, perché ormai l'inerzia era quella. Però poi c'è stata questa protesta di Porro, siete rimasti in 9, lì è chiaro che diventa un po' problematico cercare di... Infatti avete anche rischiato su una palla inattiva colpo di testa di Vigna. Io adesso non so cosa sia successo, non ho visto falli di gioco per dare espulsioni, quindi qualcosa sarà successo. Se l'arbitro ha deciso di espellerlo, vedremo. Adesso Ma è stato no, non ammonito, è. poi se un labiale, sicuramente l'arbitro ha interpretato un Avrà protesto eccessivo. interpretato, adesso non lo so, ma non, ormai è andata, non è che mi interessa. Mi interessa preparare già questa settimana, che finalmente lavoreremo dall'inizio assieme. No, io Cosa. lascio la parentesi su Porro perché poi l'hai fatta entrare, effettivamente ha dato una grande spinta lì in mezzo, corsa, idee e poi anche un gran gol perché è stato pronto a raccogliere la grande spinta. Quindi è quello che vuoi anche da chi si parte dalla No, ma è panchina. quello che ho detto quando ho accettato questa avventura, perché la squadra è stata creata per poter avere comunque dei cambi importanti e soprattutto non essere titolari come purtroppo in qualche volta ci sono i giocatori che avendo rose corte. Questo non è il caso nostro. Abbiamo giocatori importanti in tutti i ruoli e dobbiamo migliorare, adesso dobbiamo solo pensare, quindi Fabio non è uno che oggi è entrato, poi magari Può giocare domenica titolare, prossima, sì, io certo. voglio creare un gruppo di amici, un gruppo soprattutto di persone che si vogliono bene. Prima di tutto per essere squadra serve questo, poi lavoro è quello che andremo a lavorare in settimana, cercheremo di riportarlo sul campo, però prima di tutto per vincere e soprattutto per giocare sulle piazze alte devi comunque avere continuità e soprattutto devi avere una squadra che si vuole bene, che abbia un gruppo, che abbia una filosofia e ci vuole tempo per crearla. Certo. E faremo di tutto per poter abbinare tempo e risultati, sperando che ci riusciamo. Giampaolo, tu l'hai anticipato in settimana, sarà una gara tosta con Santena, si è dimostrato tale, ma Santena ha anche riconosciuto la forza dell'Iglesias, specie per la ripresa. È chiaro che il pareggio per voi lasciavamo in bocca, lo lascia in effetti anche a loro perché sicuro Certo. dalla fine speravano una vittoria. Come li hai visti gli avversari alla fine? Come sapevo, non sapevo che era una squadra tosta, avendo dei giocatori importanti, soprattutto dietro e davanti, con giocatori che queste categorie le conoscono, però abbiamo preparato la partita in un modo e purtroppo l'1-0 ci ha un po' creato quella confusione che è la lucidità. Più che Certo. altro, poi ci siamo riusciti, ripeto, molto meglio, però la squadra del quarto sapevamo che è una squadra che fa parte di quel gruppone che si giocherà i playoff, una squadra importante, non mi aspettavo di meno, ma mi aspettavo quello che ho visto. E complimenti a Marco che ha comunque allestito una squadra importante.
Proiettiamoci al prossimo turno a Carbonia, in questa zona, nel Sulcis Iglesiente, è una sfida, è un gran derby. Tu sei stato anche giocatore del Carbonia, però questo lo si mette da parte perché poi si scende in campo per vincere, voi cercate questa vittoria da inizio stagione, insomma, anche la Coppa Italia. Allora, noi abbiamo iniziato il campionato oggi, perché io parto da questo presupposto. Oggi abbiamo fatto un punto, cercheremo di lavorare, andare a fare un derby. Derby c'ha un'incognita in più delle altre partite, ma è tutto, come dicevo anche forse con te, ma anche ai colleghi, quest'anno è difficile fare pronostici secchi, o meglio, è molto difficile. La tripla mi sembra che è quasi su tutti i campi, come vediamo anche oggi mi sembra che ci sono state dei risultati un po' così. E sarà così tutto l'anno, quindi andremo a giocare il derby, però con una settimana di lavoro in più e quindi più fiducioso. Grazie Gianpaolo, Grazie a te, complimenti, in bocca al grazie. lupo.